Presidente Marcello che... Una conferenza per chiarire qual è il progetto Wider nella realizzazione del nuovo cantiere nella zona della Darsena del Porto. L'azienda, nata nel 2010 nella provincia di Pesaro Urbino ed oggi operante ad Ancona, ha puntato tutto su Fano in quella zona portuale abbandonata da anni per la costruzione di mega yacht e catamarani a propulsione elettrica solare. Abbiamo pensato a Fano perché c'era già in essere un progetto approvato per la costruzione appunto di stabilimenti che però avevano un'estensione ben maggiore rispetto alla, a quanto abbiamo pensato noi oggi. Avremo certo l'esigenza di costruire dei capannoni un po' più alti, quindi abbiamo richiesto un'altezza di 24 metri che è diciamo consona a questo tipo di costruzioni e anche in linea con quello che sono gli stabilimenti di Ancona. Questo ci consentirebbe di costruire totalmente all'interno yacht fino a 80 metri, però insomma come dicevo la superficie è meno estesa, quindi diciamo anche l'impatto per chi percorre la passeggiata dell'Isippo è assolutamente più gradevole. Infatti nel nuovo progetto è stata rivista tutta l'area del cantiere che verrà ridotta notevolmente da 120 a 90 metri per far sì a chi usa la passeggiata di vedere anche la parte nord del porto. Inoltre il cantiere sarà al passo con i tempi, ad impatto zero e vedrà l'installazione di vetri, legno e addirittura una sagoma di uno yacht con la scritta Made in Fano. La decisione di Wider di privilegiare e puntare sulla Darsena fanese discende dalla volontà di Marcello Maggi e Fabio Fraternale, entrambi marchigiani e desiderosi di portare valore aggiunto nel territorio natale. La produzione sarà divisa in due tipi di produzione, ci saranno due campate atte alla costruzione di imbarcazioni in acciaio e alluminio e altre due campate per l'assemblaggio di questi catamarani che saranno in vetro a resina. Sopra lo stabilimento ci saranno due piani molto estesi di uffici. La nostra intenzione è quella di fare una sorta di circolo per coloro che hanno delle idee da portare avanti, quindi delle start-up. Noi offriremo un tetto, un posto dove sviluppare le proprie idee. Il progetto industriale di Wider potrà contare di raggiungere l'obiettivo di creare occupazione per circa 400 persone. A me quello che piace di più di Fano è che il cantiere potrebbe diventare un cantiere navale nuovo in un salotto, perché Fano è un salotto che può accogliere un cantiere navale così sotto mille punti di vista. Insomma, una parte della città che si può rinnovare e che sia in simbiosi con il cantiere navale. Notevole l'investimento, 20 milioni il costo della produzione dello stabile, che comprende anche la zona del varo delle navi, impianti di estrazione e altre aree. E prevediamo di portare a Fano, se Fano ci accoglie, circa 150 milioni di fatturato dal 2022 al 2025, sperando di portarne molto altro nei 100 anni a seguire. Diciamo abbiamo scelto Fano anche perché c'era un progetto approvato in essere e quindi questo abbiamo pensato che potesse snellire anche i progetti di approvazione. Quindi noi sì, i programmi di produzione ci pongono di iniziare a inizio estate, quindi saremmo tecnicamente pronti, abbiamo già fatto tutti i confronti del caso con i nostri consulenti, potremo avere già qualcosa in piedi a brevissimo, quindi per l'estate 22.